succedendo tutto ciò, mi sento un pochino osservata, mi giro e trovo mia madre che mi ha messo con le braccia incrociate, così, che mi stava fissando sorridendo, e io mi sentivo un attimo osservata. Sono super rare e originali. Tokyo Berry ce lo farà sapere. Sì, io chiamo ancora Tokyo Berry. Quando cambierà nome, allora la chiamerò con nuovo nome, ma per adesso ancora è Tokyo Berry per me. No, non la chiamo neanche per nome vero, perché mi fa ridere così. Vabbè, poi
sì, mi sono accorto appunto che ieri senza cliccare play partivano i video, quindi secondo me ho pensato di aver schiacciato play, di aver filmato, quando in realtà forse non ho filmato. Non lo so, fammi sapere, creatura, se hai qualche ipotesi, sai, magari dei cellulari che intanto servirebbe anche una felpa tutta nera semplice, perché ne avevo una tempo fa, ma a forza di indossarla si è tutta rovinata. L'avevo presa da H&M, credo, su sì, quelle cose basic. E quella era con la cerniera, il cappuccio. Invece queste sono col cappuccio, però con la tasca davanti e tutte unite, ecco, senza cerniera. Si vedrà mai perché è nero su nero, però dovrei, forse ho fatto un video, sì, era partito anche qua finché tiravo fuori dal sacchetto, è partito il video, ha fatto play da solo, io avevo solo appoggiato il telefono davanti. Secondo me questo è un caso di fantasmi, perché non può essere. Eccolo, questa qua è la felpa, sì, l'ho fatto vedere a casa di mia mamma perché ha lo sfondo rosa e quindi si vedono meglio le cose. Semplice felpa, non è tanto pesante e ho pagato appunto 3 euro, c'è anche lo scontrino. Semplice, bella, mio papà deve ancora provarsela, ma è di XL, 100% cotone, allora l'ho presa perché appunto sì, 100% cotone ci sta, è un buon materiale e non è tanto pesante, ma lui caloroso, quindi come la maggior parte degli uomini che conosco, non patiscono tanto il freddo, di solito le donne sono più freddolose, poi dopo dipende da persona a persona ovviamente, però per mia esperienza ho trovato più donne freddolose della mia famiglia che uomini, e gli uomini hanno sempre caldo, quelli che ho incontrato io della mia famiglia o che ho conosciuto, e quindi ci sta che in inverno mettano una magliettina e una felpettina leggera. Invece io sono più per le felpe super mega, perché è sempre freddo, anche se adesso c'ho meno freddo di prima. Prima non mangiavo, quindi per forza avevo freddo, non avevo neanche energia, ma questa è un'altra storia. E poi mia mamma si è provata questo, l'unica cosa che si è salvata è questo video, in questa foto e video non si sono salvati quelli del mercato. Boh. Aveva provato questo
simili, solo che all'interno, diciamo al centro del fiorellino, c'era una perlina, un brillantino così, e la forma anche era un po' diversa. Adesso ho trovato questi e le ha acquistati per 1,50 euro, fa una bella figura, ecco. Ha detto inquadrami finché l'indosso, però non mostrare il mio viso, e quindi questo è stato. Sono dentro.
che mi lasci in pace, no? Ma non va bene, perché così vado contro quello che sono i miei bisogni. Dopo ci vado io sempre di mezzo e gli altri si ottengono ciò che vogliono e io la prendo in quel posto. Ecco. E quindi devo imparare, diciamo, a dire di no, anche se la gente insiste 3000 volte, io devo mantenermi fissa sul no e sopportare, diciamo, la pressione delle persone. Di sì, oppure hai la skill di dire di no e
acquistato perché veramente osceno. Sempre ti auguro buonanotte.